La post-produzione delle nostre foto e l'editing dei nostri video rappresentano una parte fondamentale del nostro flusso creativo, ma è proprio qui che spesso nascono i nostri drammi esistenziali. E oggi cercheremo di affrontare questa parte in maniera più serena. Sigla! Ah no, io non ho una sigla. Facciamo una cosa, visto che oggi è una bella giornata, apriamo le tende e cambiamo un po' il setup. E così introduciamo il consiglio numero zero. Mai fare quello che ho appena fatto durante le riprese di un video, perché il bilanciamento del bianco va... in un posto. Bene, ora che ci siamo messi un po' più comodi, salve gente e bentornati sul canale. Oggi parliamo di editing perché dopo l'uscita dell'ultimo video mi sono reso conto che effettivamente sarebbe stato un argomento abbastanza interessante, perché mi avete bombardato di domande su come post-produco le mie foto e i miei video, su come riesco a tirar fuori i colori. Oh, non fraintendete, vi ringrazio infinitamente, ma oltre ad avere ancora una lunghissima strada davanti nella post-produzione, adesso vi dirò una cosa che vi stupirà alquanto e che forse non dovrei dire all'inizio di un video sulla color, ma... lo farò lo stesso, perché ogni buon video ha bisogno di uno stravolgimento iniziale. Sono affetto da una discromatopsia, nello specifico la deuteranomalia, il tutto come se fosse Antani ma senza la terapia tapioca. Traduciamo, la deuteranomalia viene spesso confusa con il daltonismo, ma non lo è. No. È comunque un disturbo legato alla vista che in condizioni di scarsa luminosità mi impedisce di distinguere i toni del verde. E cosa fantastica, si porta presso la difficoltà di distinguerli dal rosso, di distinguere il blu dal viola e il rosa dal grigio. Ecco, capite come non sia la migliore delle premesse per un video sulla color, ma potrei rigirarvela, se ce l'ho fatta io, ce la farete anche voi sicuramente. Allora, cambiamo location per rendere il video più dinamico. Vi ho detto che vi avrei dato 5 punti per migliorare la vostra post-produzione e quindi partiamo dal punto 3. E non vi preoccupate, poi torniamo anche al punto 1. Comunque, il terzo consiglio è sapere quello che si vuole ancora prima di prendere in mano la fotocamera o la videocamera. Comunque, dentro sta cucina c'è un eco assurdo, meglio tornare di sopra. Ecco, qui va meglio. Comunque, come dico sempre, non si può cercare qualcosa senza sapere cosa si cerca, perché le probabilità di non trovarlo sarebbero discretamente elevate. La scelta del tipo di post-produzione dipende dai vostri gusti personali, non potrò essere di certo io a dirvi come fare. Però posso dirvi come ho fatto io. Per prima cosa, aprite il vostro computer. Mi raccomando, Mac, perché Windows aiuto. Ragazzi, scherza, però durante l'ultimo video è uscita fuori una diatriba incredibile. E niente, mi andava di farci una battuta sopra e ve la dovete accollare. Comunque, computer alla mano, ogni volta che trovavo un video o una foto che mi piaceva, facevo uno screen e lo inserivo dentro una cartella. Poi, dopo qualche mese di accumulo seriale, ho cercato i punti in comune tra le foto e i punti in comune tra gli screen dei video. E mi sono reso conto, ad esempio, che in foto mi piacciono i toni caldi, mi piacciono i colori saturi, un contrasto abbastanza deciso, e non amo né il low key né l'high key, quindi mi metto più o meno nel mezzo. Poi, come ci ricorda il nostro buon Francesco Amorosino, che salutiamo. Buongiorno. Io ho paura di chi scatta solo in bianco e nero o solo a colori o usa solo un tipo di post-produzione, e anche questo è un ottimo consiglio. Quindi quello che vi sto dicendo sono le linee generali di come mi muovo io in foto, ma di certo non sono una gabbia. In video prediligo comunque toni caldi e colori abbastanza vividi, ma un contrasto leggermente inferiore, ecco, non ai livelli di quella nebbia pastosa che si vede adesso che va tanto di moda. A me quello non piace. Però, insomma, ecco. E sia in foto che in video non amo particolarmente i blu e i viola. E quindi, a meno che non siano proprio presenti all'interno dell'immagine e non voglio rappresentare esattamente quei colori per un motivo specifico, tendo a desaturarli. Ecco, fatto tutto questo, bisogna capire come arrivarci. Quindi passiamo al punto 1, cioè capire come funziona la vostra attrezzatura. Perché conoscerla vi permetterà di creare dei file già predisposti per la post-produzione che avete in mente. Esempio, io so che la Fuji non è una spada nel recupero delle ombre, ma invece è molto buona nel recupero delle luci, e questo sia in foto che in video. E alzando le ombre oltre il 30-40% so che introdurrei un sacco di rumore e dei viraggi di colore assurdi, quindi nell'ottica di creare comunque delle immagini luminose, perché a me piacciono così, belle cariche, luminose, piene di colore, dovrò stare sempre molto attento all'esposizione in campo e sovraesporre di un terzo di stop, più o meno un terzo, due terzi, e in modo tale da avere sempre le ombre belle aperte e leggibili già nel file RAW. Tra l'altro, ero venuto per fotografare il castello di Santa Severa, questo qui. Sono circa 6 inverni che non vengo, l'unico giorno che decido di venire stanno facendo i lavori. Probabilmente da soli, perché io sono stato qua 5 ore e non ho visto un operaio al lavoro. Quindi voglio cercare qualche altra cosa da fotografare. Adesso mi sto concentrando su tutti questi sassetti che troviamo qui sulle spiagge di solito. Ce ne sono alcuni davvero molto interessanti. In tutto questo caso... Gravel road, I've been asked to slow down. Fireplace, do you know how? The paper, my desk is out.
Papà, papà, che lavoro fai? Fotografo i sassi, figliolo. Lo so, è un lavoro duro, ma qualcuno deve pur farlo. Oh, se questo video vi sta piacendo, ricordate di iscrivervi al canale, perché per voi è un piccolo gesto, ma a me aiuterebbe tantissimo, non vi immaginate nemmeno quanto. Poi lasciate un like se questo video vi è stato utile e se avete domande scrivete qui sotto nei commenti oppure su Instagram, cercherò di rispondere un po' a tutti quanti, piano piano. Poi se volete darmi una mano ancora più grande potete farlo, perché ho aperto un account su Buy Me a Coffee, dove potrete farmi una donazione una tantum oppure mensile, scegliete voi. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che l'hanno fatto, che sono stati tantissimi, davvero grazie. Mi avete reso la vita molto più semplice. Il secondo consiglio che vi do è: imparate ad usare i software di post-produzione, sia foto che video, perché molto spesso arriviamo ad un impasse nella post semplicemente perché non conosciamo le possibilità che ci offrono questi software. Tra le altre cose, editare sia in foto che in video vi permetterà di apprezzare due mondi e due software e due approcci molto molto simili ma non uguali, e questo è molto utile. Ma di questo argomento ne parliamo con un esperto. Oh, salve, come la va? Bene, bene, lei? Tutto bene, tutto bene. Allora, stavamo parlando proprio di editing, di post-produzione, sia foto che video, di software nello specifico. E so che tu sei un esperto, fai corsi, tieni, insomma, lezioni, eccetera, eccetera. Sì, quindi. Ti voglio chiedere questa cosa. Cosa consiglieresti a uno che è alle prime armi, oppure uno che non è alle prime armi, ma ha difficoltà ad approcciarsi, a trovare le funzioni, a smazzarsi questi software? Allora, è una cosa comune, non è che una persona si deve sentire strana se incontra queste difficoltà, è assolutamente normale. C'è un approccio che magari è un po' sbagliato, perché vediamo questi software che hanno tante funzioni, vediamo online delle modifiche, delle persone che fanno dei tutorial con delle modifiche assurde, strumenti incredibili, e andiamo in panico. In realtà il consiglio che do io, ed è anche quello che faccio io con la fotografia, non è che serve imparare delle tecniche iper avanzate per intervenire sulle foto. Anche perché sulle foto, se sono già fatte bene, l'intervento è minimo, diciamo. Gli interventi sulle foto non vanno fatte per prendere una foto che è riuscita male e cercare di farla diventare buona. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto. E dopo, veramente, all'inizio basta fare degli interventi di base che solitamente poi si ripetono anche sugli stessi software, quindi le stesse funzioni una volta che le imparate riesci a replicarle anche con software differenti, e questo ti dà una mano anche a provare più software per individuare magari quello più adatto a te. Dopo, una volta che trovi il feeling con un software, puoi scegliere due strade: o vai a fare un corso specifico per approfondirlo, oppure pian piano apprendi delle tecniche sempre più avanzate, ti guardi i tutorial su YouTube di colleghi eccetera che sono disponibili, e da lì riesci a fare quei passetti avanti un po' alla volta per trovare la tua strada nell'editing delle immagini. Dai, mi sembra un ottimo consiglio, devo dire. Sembri uno che ne sa qualcosa. Sì, dai, un qualcosina. Insomma, io utilizzo tantissimi software e soprattutto mi piace imparare a utilizzarli. Quindi se riesco a dar qualche consiglio, secondo me quello è più utile. Affrontarlo con interventi semplici. Di base, piccoli interventi, aggiusti la foto, e poi vedrai che l'appetito viene mangiando, come si dice. Dai, ti ringrazio infinitamente. Grazie a te. Ciao. Quindi, in sostanza, aprite questi software e smanettate, provateli un po' tutti, cercate di capire quelli che preferite. Sicuramente i risultati all'inizio non saranno bellissimi, ma con un po' di esperienza arriverete a quello che cercate. Poi, come diceva giustamente anche Alessio, fatevi dei corsi oppure, non lo so, guardate dei video tutorial gratis su YouTube, ma cercate di formarvi, che è sempre importante. Ma torniamo al mio simpatico disturbo. Come farà Andrea a percepire il colore della pelle dei suoi soggetti se non vede il rosso e il verde? Ecco, sapevate che nella sezione colore di Adobe Premiere Pro, ma ce l'hanno praticamente tutti i software, c'è un diagramma che si chiama vettorscopio? E intanto, per rendermi la vita più semplice, una nuvola ha oscurato il sole e addio bilanciamento del bianco. Ma tanto questo non è un video sulla color, no? Ad ogni modo, il vettorscopio è sostanzialmente un grafico esagonale e ad ogni vertice è presente un colore. Ed eccolo qua, la nebbietta che vedete al suo interno non è altro che la distribuzione dei colori all'interno di questo fermo immagine. E qui potete apprezzare come siano dominanti il rosso e il giallo all'interno di questo fermo, ma se ci spostassimo ad esempio qui, ok, no, non è vero, è rimasto uguale, ecco, esattamente qui, ok, il rosso e il magenta sono predominanti rispetto agli altri colori, poi c'è un po' di blu, un po' di cianetto. Ora, non so se avete fatto caso, ma tra il giallo e il rosso è presente una retta. Ecco, la pelle del nostro soggetto deve trovarsi in corrispondenza di quella retta. Quindi che cosa faccio? Entro nel pannello, controllo effetti, eccolo qua, e mentre svolgo questa operazione tenete d'occhio il vettorscopio. Creo una maschera di opacità isolando solo la pelle del mio viso.
Come vedete, praticamente il vettoroscopio è cambiato, perché andrà a campionare solo questa porzione dell'immagine. Torno nel pannello colore lumetri e, muovendo temperatura e tinta, vedete come cambia completamente il vettoroscopio? Dovrò portare esattamente tinta e colore su dei valori che permettano la distribuzione della nebbiolina esattamente su quella retta. Trovati i valori giusti, diciamo più o meno, ecco, questi, che cosa faccio? Torno nel controllo effetti e elimino la mia maschera. Ed ecco qua, fatta la color della pelle. Ora è chiaro che non posso basare la color di un'intera scena solo sul colore della pelle del mio soggetto, perché sarebbe riduttivo, però era per farvi capire le immense possibilità che offrono questi software. Tra l'altro non so se avete visto, ma era pieno di altri grafici, insomma... Capito? Ma quel che ho trovato davvero interessante è capire come lavorano altri professionisti in altri ambiti, tramite video a pagamento, video gratis su YouTube, corsi o cose di questo tipo. Soprattutto professionisti che non lavorano nell'ambito dove lavoro io. E sembra assurdo, ma la maggior parte delle tecniche di post-produzione che uso quotidianamente le ho prese da fotografi di interni, e io non faccio fotografia di interni, cioè non è il mio core business, la faccio, ma... Insomma, ecco. Ma mi raccomando che seguiate corsi, lezioni, workshop o vediate video a caso di altri professionisti che vi spiegano qual è il loro flusso di lavoro. Tutto questo deve essere basato sulla vostra idea di post-produzione che vi siete già fatti. Cioè, semplicemente sull'obiettivo che volete raggiungere, sia a livello macroscopico, cioè praticamente nella vita, sia a livello microscopico, cioè durante l'editing di una singola foto. Per i video potrete girarvela così. Quando state editando una singola clip, dovreste avere in mente l'editing di tutte le clip che compongono quella scena, ma anche di tutte le clip che compongono l'intero video. Ma occhio, perché la scarsa concentrazione ci porterà ad un risultato che faticheremo ad inquadrare come nostro. Cioè, non so se vi è mai capitato, ma a volte io post-produco delle foto, poi arrivo alla fine e faccio... Ma la troppa concentrazione ci porta a overeditare le nostre foto o i nostri video. E qui arriviamo all'ultimo consiglio, il quinto. Cioè, occhio all'overediting. Uno dei principali motivi che mi porta verso una post-produzione eccessiva è l'ignoranza. E non lo dico in modo offensivo, lo dico in modo esplicativo, attenzione. Lo dico perché spesso ci piacciono stili molto eccessivi, perché semplicemente siamo al di fuori del canone del bello. Lo so, qui entriamo in un argomento veramente delicato, ma mettiamola così. Se definire il bello è piuttosto complicato, definire il brutto è piuttosto semplice. Poi, come ci ricordava anche il buon Alessio Furlan... Sai com'è, Andrea? Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Tuttavia, il mio prof di italiano e storia alle superiori aveva avanzato un'obiezione. Diceva che alle mosche piace la merda. L'overediting può avvenire anche inconsciamente per la smania che abbiamo di voler stupire. E questi due meccanismi non sono facili da sgamare, e lo so, è un lavoro che deve fare ognuno di noi, ma a volte mi capita di overeditare anche per altri motivi, ad esempio quando sono troppo concentrato oppure quando edito per troppe ore di seguito. Ma ho sviluppato delle tecniche per accorgermene, e qui sì che posso darvi una mano. Ma i miei consigli ve li do dopo, perché prima voglio sapere che cosa ne pensa Mattia. Eccolo. Buongiorno. Dove sei? Non scappare. Buondì. Come stai, bomba? Io, chi devo guardare? Te o la camera? Ah, giusto, non vi ho detto chi è Mattia. Allora, lui ha studiato presso la Scuola Nazionale di Cinema ed è un montatore professionale cinematografico, anche un profilo su IMDb, ma soprattutto è un amico. E ormai abbiamo lavorato insieme da vari anni e su vari progetti, soprattutto un documentario che ci ha fatto scapocciare, che spero vedrete presto online, o non lo so. Vabbè, insomma, adesso conoscete la sua storia, torniamo da Mattia. La domanda è: che cosa fai tu per evitare l'overediting? La prima cosa che metterei in conto all'interno del mio workflow in un progetto di video editing, ma anche di photo editing, è calcolare in anticipo un tempo di distacco dal progetto. Può essere mezz'ora, 10 minuti, 5 ore, qualsiasi cosa ti permetta le tue tempistiche lavorative. Però è una scelta fondamentale per darsi del tempo per distaccarsi dal progetto, per distaccarsi da quello che hai già visto molte volte. Molte volte montiamo un video, lo rivediamo un sacco di volte, una foto, e finiamo per essere troppo esposti a quello che abbiamo fatto. Andarci a fare una passeggiata, parlare con qualcuno, la nostra ragazza, mangiarci una pizza, distaccarsi in pausa pranzo più del previsto. È un investimento che uno fa nella possibilità di rivedere poi lo stesso progetto e capire qualcosa che non sarebbe in grado di vedere se continuasse a lavorare non stop.
Mi ha detto che hai due consigli, però prima di passare al secondo ti chiedo, ma tu vivi dentro un canile? No, perché? Questa battuta adesso che non mi viene. Cosa da dire? Vai, passiamo al secondo consiglio. La mattinata è tosta, una mattinata. Sì, ma no, perché diciamolo, sono, attualmente sono le 7 di mattina, già rende... Appena bevuto il caffè. l'altra cosa che è un consiglio che mi fu dato da un grande montatore tanto tempo fa ed è semplicemente cambiare schermo. Che tu abbia montato, editato il tuo progetto su un tablet, su un portatile, sulla TV di casa, prendilo, esportalo e inseriscilo in un altro device. Questo ti porta a cambiare un sacco di cose, ti porta a cambiare la risoluzione dello schermo, la luce, la distanza a cui lo vedi, ma allo stesso tempo il punto da cui lo vedi, quindi ti siederai da un'altra parte, avrai un'atmosfera diversa attorno, la luce della stanza ti dà un nuovo modo di vedere le cose, qualsiasi cosa per non essere più assuefatti dalle stesse immagini, dagli stessi tagli, è la cosa migliore, riuscire a in qualche modo fregare la nostra mente in quello che abbiamo visto fino a quel momento. Ora Mattia ha dato degli ottimi consigli sia per quanto riguarda l'editing video che foto, ma adesso vi svelo qualche trucco che uso io tutti i giorni per la post-produzione delle mie fotografie. E il primo consiglio che mi sento di darvi è sicuramente allontanatevi dallo schermo, e non intendo in senso figurato, ma proprio in senso fisico, cioè se state su Lightroom premete due volte L per mettere la foto a schermo intero e allontanatevi, e da qui sicuramente vi accorgerete che ad esempio questa foto fa schifo perché ho post-prodotto malissimo l'angolo in alto a sinistra. Già. Un altro trucco che uso spessissimo è ruotare la foto di 180 gradi, perché in questo modo mi accorgerò non soltanto degli errori di composizione, ma anche di errori nella post-produzione, perché probabilmente sgamerò delle zone più ad alto contrasto, troppo ad alto contrasto, oppure zone troppo scure o zone troppo chiare, perché semplicemente non riuscirò più a interpretare quell'immagine ed abituarmi ad essa. Ora, alcuni errori conviene evitarli sicuramente già in fase di scatto, come ci ricordava il buon Alessio Furlan, ma metodi come questi ci aiutano a capire anche se abbiamo esagerato nella post-produzione, perché come diceva Mattia, quando siamo infervorati dentro un progetto, ecco, tendiamo poi ad assuefarci ad esso. O poi esisteranno altri mille trucchi come questi, io non li posso conoscere tutti, anzi se conoscete qualcuno che qua non ho citato, beh, scrivetelo qui sotto nei commenti. Poi se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like, che come al solito per voi è una piccola cosa, ma per me conta tantissimo. Poi se volete supportare ancora di più questo canale, vi ricordo Buy Me a Coffee, però vabbè, tanto ne parlo sempre di Buy Me a Coffee, insomma potete farmi una donazione, fate quello che vi pare, sentitevi lì. Ma soprattutto, fino al prossimo episodio. Ciao!